È stata una festa di popolo la Supercoppa di Volley disputatasi ieri e avantieri a Cagliari. Una scommessa vinta grazie alla capacità organizzativa della Federazione Sarda Volley. Antonello Lai. Questo è il momento di ripudio dei tifosi di Perugia perché la loro squadra ha vinto la Supercoppa qua a Cagliari al Palazzo dello Sport prevalendo sul Civitanova. Al terzo posto si è classificato l'Ital Stendino che ha battuto il Valsa Group di Modena in una giornata veramente di sport e di collettività all'insegna dell'entusiasmo. Ascoltiamo il coach della squadra vincitrice. Una bella soddisfazione questa, è una partita giocata proprio al massimo con un pubblico entusiasta, mai visto un tanto pubblico qua a Cagliari per una partita di volo. Questo è importante, abbiamo creato entusiasmo in un'isola meravigliosa, un palazzetto che ha dimostrato di amare la pallavolo, questa è la cosa principale, e ovviamente avere iniziato con una vittoria questa stagione ci dà tante certezze, tante felicità, tanta motivazione per andare avanti. Adesso ci dobbiamo preparare per il campionato del mondo a dicembre, quindi sto già con la mente in Brasile. È stata una partita impegnativa? Molto impegnativa. Penso che la Lube abbia giocato una pallavolo meravigliosa, ci ha messo in grandi difficoltà. Siamo stati bravi in questi due giorni a giocare due partite complicatissime al tiebreak. E questo ci promuove per questo motivo, che abbiamo continuato a lottare e a crederci. Quando hai fiducia nel tuo compagno puoi veramente lottare per raggiungere traguardi importanti. Noi stiamo cercando di costruire proprio questo, il gruppo, di far sì che ognuno abbia fiducia nell'altro. Credo che stasera si sia visto, soprattutto nei momenti di difficoltà.